questa volta è partito. Ok, facciamo tornare la scatola come se non fosse aperta, perché ho già fatto una clip ma ho solo creduto di aver schiacciato rec. Allora ragazzi, qua abbiamo un pacco Amazon. Oggi faremo un unboxing. Per chi non lo sapesse, il 22 di questo mese faccio gli anni e sto anno ho deciso di farmi un autoregalo. Scappiamo il pacco di Amazon. All'interno ci troviamo carta. E poi, oh madonna che bello. Andiamo via. Oh madonna che bello. Ragazzi, mi sono preso il Magic Trackpad 2. Per chi non lo sapesse, io ho un MacBook Pro e questa è una TV che in casa non usiamo più, perciò l'ho fregato io. Purtroppo guardatemi ora, ad esempio quando devo montare un video, se devo fare un zoom o un zoom out, devo usare per forza il trackpad del computer e mi risultava scomodo. Perciò ho deciso di prenderlo. Per chi come me volesse prenderlo, troverete il link in descrizione. Ma ora apriamolo e testiamolo. Eccoci qua ragazzi, questo è Magic Trackpad 2. Ora avrei bisogno di un strumento per aprirlo. Dato che siamo youtuber professional, usiamo la nostra professionality. Manco una forbice in camera. Anzi, scusatemi, trovate. A parte che sono forbicione queste per... Oh sì, guardatemi quanto godo. Oh sì. Possiamo fare un po' di zoom out, scusatemi. Ta-da! Mamma mia. Oh, mamma, non sto già godendo. Guarda, guarda. Oh, sì. Ed è, mamma mia, è impressionante di quanto sia sottile. Logo Apple, giustamente. Io l'ho preso nero perché questo colore qua mi ispira da matti. Mi ispira da matti. Manuale di istruzioni, buttate via subito. Cavo Lightning Black, fantastico. Ragazzi, guardate la differenza tra il mio MacBook Pro, che è un 15 pollici del 2014. Guardate la differenza, stupendo. Ora lo testiamo. Ragazzi, è veramente bella e a livello di qualità, sentite. Passare le giornate a fare così. È uno strumento che mi sarà molto utile nei programmi di montaggio come Final Cut Pro, ma anche Photoshop. È come se avessi un iMac, solo che il display è meno definito. Ho fatto questo acquisto anche per fare un piccolo upgrade al mio setup di editing, sperando nel futuro di portarvi sempre più video. Anche perché l'altro giorno ho aperto il mio MacBook Pro del 2014 e all'interno ho trovato una pecora morta praticamente, da quanta polvere c'era. Insomma ragazzi, ho fatto questo video per tenervi un po' aggiornati. Spero che vi sia piaciuto. Per chi lo volesse prendere come me, è veramente molto comodo. Insomma ragazzi, come al solito, like, commento. E se non siete iscritti, iscrivetevi. E noi ci vediamo alla prossima.